Manuel Bortuzzo continua ad essere amato da Lucrezia, Lulu, Selassie. Peccato che il nuotatore abbia smesso di ricambiare da tempo il dolce sentimento della principessa. Parola di Giucas Casella. Nel frattempo il noto chef televisivo Simone Ruggiati, dato come papabile concorrente del Grande Fratello VIP 7, sbotta, smentendo la sua partecipazione al reality show con toni duri e mettendo nel mirino Alfonso Signorini con delle esternazioni sarcastiche e velenose. Ma si proceda con il mago Casella. Nelle scorse ore, è intervenuto nel programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli. L'ex inquilino del GF VIP 6 ha spiegato di essere rimasto in contatto con tutti gli ex concorrenti con cui ha affrontato l'avventura televisiva nel loft di Cinecittà. Dopodiché ha rivelato qualche chicca sulle coppie sbocciate nella casa più spiata d'Italia. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una bella coppia. Sono stupendi insieme, ha assicurato il mentalista. Discorso differente per Lulu e Bortuzzo. Come è noto, i due si sono promessi amore incondizionato durante la messa in onda del reality show. Poche settimane dopo la fine del programma, però, Manuel ha piantato in asso la principessa, un fulmine a ciel sereno che ha disorientato sia i fan della coppia sia la stessa Selassie che, a detta di Casella, non ha ancora smesso di pensare al nuotatore. Lulu è una ragazza stupenda ed esigente. Uscendo però dalla casa le cose cambiano. Se me lo aspettavo? Sinceramente ni. Manuel mi ha dato tanta carica. Chi non lo amerebbe? È unico. Ho notato la diversità. Lei è particolarissima. Ama tuttora ancora Manuel. Io le dico di dimenticarlo. Ma lei non lo dimentica. Non fa altro che pensare a lui. Ha tante persone che la vogliono. Ma niente. Arriverà un amore. Giucas ha speso delle parole anche per la nuova opinionista. Orietta Berti. La cantante sostituirà Adriana Volpe, facendo coppia con Sonia Bruganelli. Orietta è stato il mio primo amore. Avevo 20 anni. Ero giovanissimo. L'ho conosciuta ad uno spettacolo. Lei è rimasta incantata dalla mia bellezza, mi ha detto. Orietta doveva va. È amatissima. La vedo benissimo al grande fa. Di recente è uscita la notizia che il mago entrerà a far parte del team di Avanti un altro popolare quiz show condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis. Sulla questione Giucas ha fatto il finto tonto. Sì? Non lo sapevo. Mi fa piacere sentirmi dire questo. Lo conosco il programma, ma non so nulla. Però non posso dire di no a Sonia Bruganelli. Thank you.